Buonasera a tutti e benvenuti a chi ci segue da casa. I preparativi sono stati ultimati e l'atmosfera qui allo stadio è elettrica. Gli esperti prevedono pioggia, ma a giudicare dall'affluenza di pubblico sembrerebbe il contrario. Gli spalti infatti sono a completo. I tifosi non si sono fatti intimorire dalle previsioni e ho la sensazione che vivranno una serata di grandi emozioni, di quelle che solo le manifestazioni più importanti sanno trasmettere. Le gradinate sono addobbate a festa con i colori bianco-celesti. Oggi è la Lazio a rappresentare la nostra capitale. Partita già in corso di svolgimento. Correa. Ribalta il gioco sull'altra fascia. Prova ad andare via con eleganza. Luis Alberto. Va via in profondità. Salah. Luis Alberto. Prova con la palla filtrante. Palla filtrante per Salah. Pronto al tiro. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Palla filtrante per Salah. Lungo passaggio in avanti. Adesso Fabio, c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Credo che stiano provando ad allargare gli spazi per favorire gli inserimenti al centro o per cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. Kovacic. Passaggio profondo per Aubameyang. Lazzari. Provano a ripartire da dietro. Siamo ancora sullo 0-0. Questo errore potrebbe essergli fatale. Luis Alberto. Pavard. Riconquista la palla. Vede libero il compagno. Lazio riesce a uscire da una situazione piuttosto intricata. Radu è stato provvidenziale. Ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziarlo. Francesco Acerbi. Lotta, ma perde l'equilibrio. Può andare. Obama è un grande riflesso qui. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Gli manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione, perché poi là davanti ci arrivano, e come? Palla riconquistata immediatamente. La gioca in profondità. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Vedilo. Cristiano Ronaldo! Grande occasione, ma palo. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Aveva fatto tutto molto bene, tiro compreso. È stato davvero sfortunato a prendere il palo. Vabbè, che va a fa? Luis Alberto. Allunga il piede verso il pallone. Prova Salah. È in ottima posizione. Obama, grande parata di Stracoscia. E anche stavolta niente di fatto, incredibile. Non so prendere al centro, veniamo. Para con grande sicurezza. Ecco il tiro. Vabbè, da. È quello un tiro, sì, ma come cazzo tiri? Da lì non è semplice.
un minimo di... Mamma mia. Salah. Cristiano Ronaldo. Patrick. Prova il cambio di gioco. Ottimo il controllo sull'appoggio. Marusic. Cerca lo spunto per l'affondo. L'estremo difensore la calcia lunga. Qui può partire il contropiede. Può colpire. Ci è arrivato lui. Si è messo sulla traiettoria quando sembrava gol fatto. Eroico. Bella apertura. Può tentare la conclusione. Un'altra conclusione. Affanculo. Ci a muerte. È la prima, no, è la seconda, sì, che cazzo, vedi che vedi. Mamma mia. Che ti fa capire prima dove finire il pallone. È una dote fondamentale. Ma dopo metto i nuovi, metto. Dopo metto i nuovi. Dopo. E il risultato si sblocca. Mo domina per la squadra dopo. Ha segnato un giocatore spesso presente all'appuntamento con il gol. Ecco qua, la munizione regalata, guarda, la munizione regalata. Vada. Ok, ok, regalo, 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 ci mancava il regalo, ci mancava il regalo, ci mancava. Cioè lui ce ne va a terra, manco lo tocco, ce ne va a terra. Questa è l'ultima avvertimento. Sì, 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 okay. Ora sa di essere marcato. Ecco qua, il regalo, visto? Vai, il regalo, il regalo, il regalo, il regalo, il regalo, il regalo. Cioè il portiere fermo, cioè il portiere fermo è quello tranquillamente. Sì, 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 telefono. Telefono a mamma, da sorre di Azianede. Va bene, va bene. Questo è il regalo, portiere fermo, portiere fermo. Portiere fermo, cioè. Okay. 3 ore che ha schiacciato il tasto che si doveva buttare, no, niente. Portiere fermo. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Portiere fermo. Poi dice che non è taroccato se ciò. Portiere fermo. Portiere fermo proprio. Avanzare l'azione con il lancio lungo. È buona, si gioca. Va, va. Di forza. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Cioè deve stare sempre un episodio che deve pareggiare con lui. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1. Eppure Mandanda, non è un Neuer che fa le stronzate qua. Io partire fermo tranquillamente, come vengo, passa, tu passa, tanto io sto al bar, sto prendendo il caffè, dai. Un tiro, un gol, io 8 tiri, 5 in porta e ho fatto solo gol e mi ha preso 2 pali, anzi mi ha preso un palo e un palo mi ha preso. Questo è PES, signori, il grande gioco. Disgraziatamente, sono i programmatori che, hai capito, ragionano a wet. Hanno il cervello girato. Ah, vabbè. Non riesce a servire il compagno. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. C'è la palla lunga in avanti. Immobile, si allunga per arrivare al pallone. Pavard. Kovacic. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. João Moutinho. Moutinho. Non si fa cogliere impreparato, interrompe l'azione avversaria. Si appoggia al portiere. Kovacic. Salah. Sale sulla fascia destra, caccia di opportunità. Mohamed Salah la gioca in mezzo. No, nessuno arriva sul cross. Aubameyang aspetta la palla. Ciao palla, ciao, capito? Fa finta di non vederla, capito? Cioè fa finta di non vederla. Aubameyang. Lulic. Scodella in avanti. Ecco, la marca 2 stessa con me. Perché c'ha paura, capito, il computer. Pari
parecchie attenzioni, chiamiamole così, speciali per gli attaccanti oggi. In campo ci sono clienti. Occhio alla e colpisce. Ecco qua, vai, vai, capito? E vai, vai. Cioè io dovrei sempre palio, vabbè, ok. Passaggio profondo per Aubameyang. Cioè io devo prendere sempre palle, vai, ok. Cerca la porta. Quest'altro poi tira proprio un passaggio, poi se non tira, vabbè. Francesco Acerbi. Decidono di giocare dall'indietro. Rimessa con le mani. Non sarò un pro player, va bene, d'accordo. Mi potete fare tutte le critiche che volete, sì. Tu non sai giocare, vabbè. Però dai, quei gol non si sbagliano, dai. Non si sbagliano quei gol. È impossibile sbagliare quei gol, è impossibile. Salah. Palla intercettata. Ecco qua, non scatta, no, no, non scatta. Io le do il passaggio in profondità, non scatta. Si sta fermo come un bambino. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Buono il cross tagliato. Cioè io crosso centralmente e me lo dà io lo crosso perché devo andare sulla testa del giocatore, no, e me lo manda all'altra parte. Complimenti. Kovacic. Prova la conclusione. Ecco qua, si trova sempre, capito? La barriera. Ok. Se c'è spazio a sufficienza però va bene a provarci. Devo fare cambio da fare. No, ma che cazzo fai? Non sai manco stoppare una palla, Daniele! Ma puttana Eva! Prova a metterci piede. Cioè questo non è fallo, questo non è fallo. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Non è fallo. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Palla al centro e fa colpire di testa. Meno male, meno male. Completamente fuori misura. Cioè dobbiamo cambiare qualcheduno? Dobbiamo cambiare qualcheduno, eh? Ma lui non c'è riuscito. Allora, Ronaldo morto, Ronaldo morto. Vediamo, Ronaldo è morto. Ronaldo è morto. Mettiamo Rashford, questo che è più vivo di Ronaldo. Anzi no, facciamo una cosa. Allora. Mané. Aubameyang sta stanco qua, vale, purtroppo. Ah, ecco, perché c'ho posso. Ah, ecco, c'ho pure se c'ho. Ok, bene. Complimenti, complimenti. Complimenti. Una squadra decimata, c'ho. Decimata. Posso ricordare, rimettiamo. Martinez, Davi Martinez. Ah. Martinez, ah. Facciamo la merda di Messi, no, merda per merda. Merda per merda. Vediamo. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. David Luiz. E il tocco è verso il portiere. Martinez. João Moutinho. E ora deve concludere. Tenta la conclusione. È ben posizionato e spazza via la palla. Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminato. I palloni in profondità sono difficili da colpisce. Cioè, Moutinho! Come si fa? Come si fa? Come si fa? Non ci posso credere. Non ci posso credere. Quello che fa mi prende l'esterno della rete. Madonna mia, come si fa? Come si fa? Dio mio, come si fa? Dio mio, come si fa? Dio mio, come si fa a sbagliare un gol così? A prendere l'esterno della rete, ma come cazzo si fa? Lucas si è fatto trovare pronto. E c'è una palla filtrata. Attenzione, grande chance. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Preferisce il retropassaggio.
Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in estremis. Palla in avanti verso il compagno. Mohamed Salah riesce ad intercettare. Fallo! Non è fa! Non è fa! Dove hai visto fallo? Dove hai visto fallo che il pallone ho preso? Ma che cazzo dici? Ma che dici? Oh Gesù mio. Il portiere la spedisce su. Radula fa sua. Mentre con i morti non gioca. Joe Moutinho. Immobile. Salah. E che vuoi, non scatti, mi dici che devi scattare, non scatti, ma proprio scemo, ma proprio coglione, se mane. Oh madonna mia, vabbè, basta, è inutile. Lancio lungo del portiere. È inutile arrabbiarsi, Arriva il fischio, è inutile. Basta. Si deve per forza andare ai tempi supplementari. Basta. Sono annullate a vicenda. Basta. Abbastanza per portarsi a casa la vittoria. Basta. Siamo in situazione di parità. E presto assistiamo. Io non ho parole. Pronti via, si sta già giocando. Radu prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Luis Alberto ha già segnato in questa partita. Cercano spazio sulla fascia opposta. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale suo. Scatta verso il pallone. Prova, grande parata di Stracoscia. Ma doveva metterla dentro. Non ho parole. Cioè quello che cosa? A posto di buttarlo dritto, beh dritto, io dritto, quello lo fa, lo angola. No. Io dritto per dritto ho mirato con la levetta, quello che fa lo butta all'angolo, eh? Dove non poteva buttare la botta. Immobile dimostra di saper fare anche il difensore. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Fuori gioco. L'arbitro con l'assistenza del guardia. Fuori gioco! Millimetro! Ah, vabbè, dai. Un millimetro fuori gioco. La mette sulla sinistra. Acerbi recupera palla. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Prova a salire in aria. Ma come si fa? Ma state guardando, ma questo gioco, che succede? Ma avete visto che sta succedendo là? Cioè porta vuota, mi prende il pallo e non la mette dentro. Ma stiamo scherzando, sì. C'è la palla lunga in avanti. Oh Cristo Santo. 15 minuti di speranza. Non ho parole. Ci stiamo addentrando nell'atto finale di una gara a dir poco entusiasmante. Mané!
Domani notte ne ve mani notte ne ve mani notte ve quel che libero sale mi fai sbagliare un gol così, ma come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Lucas, ottima pressione la sua, palla recuperata. Vabbè. La mette in avanti. Javi Martinez. La palla viene rigiocata verso l'interno. Trova il compagno in ottima posizione. L'arbitro dice che sarà rimessa dal fondo. Ah, ce l'ha rimessa dal fondo, cioè io l'ho toccata. Vabbè. Io l'ho toccata. Vabbè, ok. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Mohamed Salah. Niente. Arriva prima il portiere di Salah. Salah che è un mostro, Salah. Era un mostro. Arriva prima il portiere. Davis fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Può essere la loro ultima azione d'attacco. Allontana con forza. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Cioè, quello non è fallo, quello non è fallo. Contatto ravvicinato. Correa, David Luiz. Questo è fallo. Ok. Mi è commosso, mi piaci. Quanto mi piaci. Questo è fallo, secondo me. Quello di prima non è, questo è fallo, sì, ok. Appena appena una spallata, appena appena. Ok. L'arbitro Ah, è fischia, rigore, è è rigore. finita. Adesso le I emozioni rigori, continuano. i rigori. Nessuna delle due squadre è riuscita ad ottenere la vittoria. Sicuramente. Quanto Pure rischio per applaudi, la che cazzo salvezza di applaudi? essere Il cazzo applaudi, applaudi sto cazzo eliminati. applaudi, dici. Vincere adesso Applaudi significa sto cazzo perdere. applaudi. Psicologica e Vedete, fisica. vedete le statistiche, vedete. Solo Roba gestione mentale e allucinante, calcio di roba rigore. allucinante. C'è da mandare un report alla Konami e di dire, vedi una partita contro Com, vedi che mi è successo, guarda. E giudicate voi se questo non è un calcio rubato. Non ho parole, no. Non ho parole. Non ho parole, guarda. Andiamo. Non ho parole, non ho parole. Non ho parole. E siamo arrivati ai calci di Non ho rigore. parole, non ho Adesso contano parole, solo cuore, nervi e no. testa. Non ho parole. Non ho parole. Vediamo. Chi risponderà, vediamo. Immobile è il primo della lista. Oh, mi ferma Grande davanti e dirò portiere, un po' anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Calcerà dagli 11 metri. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. La Lazio ha la possibilità di pareggiare i conti con questo calcio di rigore. Ha tenuto in No, aria te la Salah. sento. Questo gli ha Forbo, permesso di davvero. mandare scampo al Forbo. portiere. Vabbè. Mohamed Salah sta per calciare il secondo rigore per la sua squadra. Oh, mi alzo, Dio de. Aveva Adesso lo capito dove sapevo. si sarebbe buttato il Lo portiere sapevo, a e me non ma si è fu te. lasciato per niente tradire dall'emozione. La Lazio è sotto di uno al momento. Buono di rassegna, adesso, vuol dire? Stupendo colpo di rete. Il portiere era Ti ho certo letto su nel dove sarebbe pensiero. finito il pallone. Allora. Siamo rimasti a 100 Si mal. segna da un grande vantaggio la squadra, un doppio vantaggio. A quel punto sarebbe davvero rassicurante. Ha sbagliato. Lo sapevo. Ho Ha caricato cercato la troppo. precisione, Ho caricato ma non era troppo, negativo. l'ho caricato troppo. L'ho visto. Come è Il divario partito. tra le due
due squadre al momento è di un solo gol. Si è presentato con estrema vabbè, un errore solo. Il portiere non è riuscito a deviare. Il quarto rigorista designato si appresta a battere. Sono agri. La responsabilità del quinto calcio di rigore. Bastardo. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. La responsabilità di evitare la sconfitta è tutta sulle sue spalle. C'è il gol, i tifosi fanno bene a crederci ancora. E ora chi sbaglia ha perso. Sì! Godo come un riccio, vaffamocca madre. Concentratissimo l'estremo difensore. Deve pararla o lo scontro termina qui. E alla fine ha vinto chi ha avuto il sangue più freddo. I rigori non sono una vaffamocca madre. Freddezza, tecnica, coraggio e questa squadra ha dimostrato di averne in abbondanza. Mamma mia. Ma è possibile che ogni partita di sto gioco ci vuole un cuore nuovo, ci vuole un cuore nuovo. Cioè, a fianco al joystick deve venire un peacemaker in dotazione. Per non morire di crepacuore. Mamma mia. Che scandalo sto gioco. Che scandalo, signori miei. Che scandalo. E ho fatto una partita e sembra che ne ho fatte tre. Ne ho fatte. Ed è una, Va bene. Va bene. E ne ho fatte una, E poi un misero agente con una stella sola. Questo è perso. Sì, perché me ne fa con due GP? È normale, è logica la situazione. Vabbè, allora mettiamo quelli nuovi. Martinez. Per Aubameyang, Salah, allora, proverei un attacco così, ma proverei, mica sarebbe male, però vabbè, poi vediamo centrocampo Rodrigo De Paul, no, proviamo questo, c'è Chamberlain, poi un decino, ce l'ho decino. Ma io vorrei provare così, dai. Vediamo. La nuova squadra, proviamo. Proviamo la carta. Lautaro Martinez e il grande Rashford esterno sinistro. Esterno destro proviamo Domenico Berardi. Vediamo che frutti escono. Facciamo fare l'esordio a Domenico Berardi e Lautaro Martinez, i nuovi arrivati nel club.
Speriamo che sia un buon auspicio, un buon benvenuto al pubblico che si merita tanta gioia e non bestemmie. Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le Speriamo, tribune sono benvenuto. gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi. Invidia i Ok, tifosi ad ragazzi. accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Che cornice di pubblico splendida e certamente un'accoglienza degna del Lautaro Martinez. Ecco qua, vai, grande Era Lautaro. l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Il Benevento deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Qua. Linate si è aperto, Linate. Linate si è aperto, Linate. Aeroporto di Linate, sentite, sentite. Aeroporto di Linate, sentite la blessa. Linate, 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 Linate. Dove sta? Telecomando il condizionatore, se no esplode. Vai. Ecco Linate. Non è una PlayStation, è un dirigibile. Un dirigibile questa PlayStation 4. Un dirigibile. Un dirigibile. Javi Martinez, splendida reazione del portiere! È stato splendido l'intervento del portiere. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Palla in avanti, verso il compagno. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. C'è la palla lunga in avanti. Berardi. Kovacic. Rashford, possibilità, cerca il un grande riflesso qui. Peccato in offside da guardaline. Fuori gioco, è fuori gioco. Il portiere la calcia lontano. Ha spazio sulla fascia, se ne va. Rashford. Evita ogni pericolo per il momento. Hanno già riconquistato palla. Berardi. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Davis. Berardi. Scatta verso il pallone. C'è spazio per calciare. Prova il la toglie dalla porta. Perfetta la parata. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Berardi, Rashford, Lautaro Martinez, occhio alla conclusione, Lo si grande schiva, Lautaro, grande si Lautaro, grande Lautaro. Toro, è il toro! Ci vorrebbe Lukaku, ci vorrebbe, magari prova Lukaku, magari. Ci vorrebbe Lukaku affiancato al toro. Lukaku! Big Rom ci spezza vorrebbe. l'equilibrio dell'incontro. Una rete Ci importante vorrebbe. che costringe gli avversari a reagire. Ora la partita si farà più avvincente. Passaggio intercettato. Javi Martinez. Rashford si allunga per arrivare al pallone. Una delle due formazioni sta dominando chiaramente sia nel gioco che nel tabellino dei marcatori. Certo, non un intervento di routine. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Sarebbe stato piano l'angolino da gol.
ci mette una pezza. Dalla distanza. Tiro del tutto fuori bersaglio. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Prova la verticalizzazione. Riceve un pallone interessante. Ottimo disimpegno, la spazza via. Palla riconquistata immediatamente. Javi Martinez, Javi Martinez! Bello! C'è Boledo! Grande! Minchia, c'è Tiratino! Bellissimo! C'è gol! La sbunnata forte! La sbunnata! Scusate il linguaggio scurito, sbonnato significa ha fatto il tiro forte, sbonnato, sbunnato. È il dialetto tarantino, scusate se mi esprimo così. Che cannonata, mamma mia, che cannonata, signori. 2-0 dunque. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. L'estremo difensore la calcia lunga. Javi Martinez, di forza. C'è Javi Martinez. Etemai. Pallone lungo in verticale. Questo errore potrebbe esservi fatale. E ora un duello tra lui e il portiere. Lautaro Martinez! Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Impressionante, un gol d'accademia. Da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Ha concluso con istinto e lucidità al tempo stesso. Quando sei dentro l'area di rigore non è facile mantenere il sangue freddo, ma lui non si è fatto intimorire. Si riparte dal 3-0. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Etemai. Caprari. Scodella in avanti. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Tre lampi stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti. Nella partita sembra avere già un padrone. Il loro piano partita era perfetto, ma per eseguirlo serve anche l'approccio giusto. I tre gol ne sono la testimonianza. Devono continuare così ed evitare di specchiarsi e rovinare tutto. 3-0 alla fine del primo tempo, per cui partita a senso unico. Il Benevento al calcio di punizione. Allarga e gioco con palloni a sinistra. Etemai, niente da fare, non passa. Inventa nello spazio. Berardi si libera la grande. Va al tiro. Davvero nessun problema per il portiere. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Etemai, Kovacic, riconquista la palla. Palla intercettata. Javi Martinez. Oxlade-Chamberlain.
vede una difesa cauta che lascia anche qualche metro. Ma perché questa marcatura leggera secondo te, Luca? Per non attaccare troppo la palla ed evitare di farsi superare in velocità con tocchi filtranti, direi. La gioca all'indietro. Tenta la conclusione. Kovacic. E trova il chance per tirare. Poteva essere il poker, il quarto gol. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Pavard. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo per gli elementi più pericolosi. È normale che ci sia più attenzione là dietro. Conclusione. Non trova la porta. Ma può scegliere, c'è cazzo, volo può scegliere. L'allenatore. Non è che minchia, me ne fotte. Ionita. E te mai? Il Benevento al calcio di punizione. Fabio, un fallo totalmente inutile e mi pare totalmente volontario. Sì, sì, sì. E te mai? Continua a parlare la vacca, non ti... Caso la cui si fa, parcheggia. Solo a cui si fa, parla la vacca. Avanza deciso. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Si salva in questa occasione. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Il Benevento al calcio di punizione. Ecco qua, incominciano e vedi l'ultimo quarto d'ora è la tensione estrema di sto gioco. Perché si inventa tutte le puttanate. Berardi, ottimo intervento, ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Ottima accelerazione sulla sinistra, come potranno sfruttare questa azione? Rashford. Vabbè, se questo non me lo davi, eravamo passati. Devo tentare la punizione. La punizione, vediamo che cazzo va a tirare. Sto facendo 90, ce la vediamo. Difficile. Difficile. Non è riuscito a tenerla bassa. Come ha fatto a pensare di poter segnare da quella distanza? Arvad. Usando un Arvad, capito? E cazzo, te ne fotte. E cazzo della foto, c'è cazzo. Ci mette il fisico. Arrivato. E conquista il pallone. Brutto intervento. Arrivato il consigliore. Controlla la palla e inizia ad accelerare. Palla nello spazio, attenzione. Cerca lo spunto. Berardi. Un sacco alla spalla del portiere. Stanno mettendo in piedi uno spettacolo memorabile. Venga, Berardi uguale. Uguale Berardi, minchia, mi somiglia a Berardi, Berardi del Sassuolo, minchia, somiglia, faccia mia, bellissimo il volto di Berardi, uguale proprio. E loro è un dominio assoluto. Decidono di giocarla all'indietro. Tentativo in avanti, lungo. Ecco la Padula. Lotta, ma perde l'equilibrio. Palla Ionita. Fallo e vabbè, questo è sbagliatino. Ho regalato una punizione. Vabbè, mo pareggia, ho regalato una punizione. Questo gol. Vuoi vedere? Vamo a scommetto. Questo è gol. Ah, riceve la palla. Ci prova.
Non ho mai una scommessa, sono per Dio. Lungo passaggio in avanti. Riesce ad allontanare. Ora mo è sempre hacker. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo. Ora mo è sempre hacker doppio da Roma. Era chiaramente in debito ad ossigeno, non poteva più continuare così. Attenzione, grande chance. Però il portiere dice di no. E riesce a spazzarla via. Bella azione sulla corsia di sinistra. C'è tiro! Ha angolato troppo sulla sinistra. Ah, l'aveva finito, guardi. Ah, l'aveva finito. Penso che dopo questa abbiamo superato la competizione, penso che 6 punti sono proprio. A sinistra con il passaggio. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Riceve il passaggio e passa. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Lautaro Martinez. Opportunità per Rashford. E trova bene il compagno. Sì, è finita, vai. Finita. Penso che abbiamo superato la competizione. Ci vuole un peacemaker nuovo, signori. Ci vuole un peacemaker nuovo. Si è notato tutto sul terreno di gioco. Era davvero difficile pronosticare un risultato diverso da questo. La nostra telecronaca termina qui. Grande telecronaca, grande. Siete mitici, siete. Siete mitici. Gianni e Pinotto sembrate. Gianni e Pinotto sembrate. Ah, cioè Gianni e Marchegiani e Pinotto e Fabio Caressa. Caressa. Pinotto. Mortacci vostri. Di cuore. Mortacci vostri di cuore, fammelo dire, di cuore, ve li do, mortacci vostri. No, raga, che fatta questa, penso che è superata la competizione, penso che è superata, va bene che fa l'altro fuori. Ah, per forza l'altro devo fare, ok, per forza l'altro volevo fare, va bene, vai. L'altro non mi va di fare l'altro, vaffanculo, vai.